Su questo canale mi è stato chiesto più volte perché guardare Rick e Morty. Ci sono tantissime serie che davvero considero bellissime, ma un conto è Steven Universe, un conto è Adventure Time, un conto è Rick e Morty. Rick e Morty è senza ombra di dubbio una delle migliori serie della storia della televisione, ok? E della storia di internet e tutte le altre. La trama di base racconta di questo nonno, Rick, un genio fantascientifico simile a Doc di Ritorno al Futuro, e di suo nipote, un bambino ritardato, chiamato Morty. L'intera serie, che dura pochi episodi purtroppo, racconta la storia di come Rick, il personaggio più crudele possibile e immaginabile, una testa di cazzo assurda, ve l'assicuro, usa suo nipote, Morty, per ottenere i suoi scopi. Ovviamente la stupidità di Morty gli è molto molto d'aiuto, nonostante crei delle difficoltà e delle situazioni comiche ogni tanto. In realtà, sinceramente, essere stupidi verso una persona malvagia non vi rende altro che, beh, sfruttabili. Perché la serie è così acclamata? I personaggi sono costruiti perfettamente. Non ho mai visto dei personaggi costruiti così bene in nessuna serie che io abbia mai guardato. In Steven Universe i personaggi sono costruiti molto molto bene, ma impiegano del tempo per essere approfonditi. In Rick e Morty, voi, nel primo episodio, avete una perfetta caratterizzazione di tutta la famiglia, dei personaggi principali e di un sacco di altre questioni che in un qualsiasi altro cartone animato avrebbero impiegato almeno 10 episodi per essere spiegate. Certo, per guardare Rick e Morty in teoria dovreste essere maggiorenni, ma già 14, 15, 16 anni secondo me siete in grado di capirlo. Se siete più piccoli ve lo sconsiglio fortemente. In Rick e Morty abbiamo linguaggio volgare ma di una pesantezza impressionante, black humor ogni 5 secondi, Morty anche molto cruente e crudeli, crudeltà gratuita, dopotutto la serie parla di un gruppo di persone crudeli, sesso, per tutta quanta la serie vedrete il sesso, ma non come Steven Universe attraverso questioni simbolistiche tanto tanto carine e simpatiche del sesso romantico. Stiamo parlando di sesso proprio nel senso di piacere. Quindi insomma state attenti. Se non credete di essere pronti ad affrontare una serie così intensa che a 20 anni vi sentite molto molto presi, allora aspettate qualche anno prima di guardarla. Dove guardarla? La trovate su Netflix. Se poi volete cercare altri metodi su internet, beh, ci sono e sono persino previsti da Rick e Morty, quindi non vi preoccupate, lo si trova anche in streaming. Ma io vi consiglio di guardarlo su Netflix, non solo perché in streaming ci sono molte difficoltà a trovare alcuni episodi nello specifico, ma anche perché davvero se lo merita, se lo merita. Al massimo trovatevi un amico che ha Netflix e cercate di guardarla con lui. Qualsiasi sia la sua età, probabilmente sarà molto molto apprezzabile. La serie è molto complicata. Nel senso che, beh, se non avete un minimo di cultura scientifica, probabilmente farete un po' fatica a capire certi passaggi. Secondo me siete in grado di capirla perfettamente perché, dopo tutto, non c'è nessun episodio fondato troppo su queste questioni scientifiche. Però ogni cosa che vedrete ha una spiegazione dietro. E, beh, se non sapete cosa sia un wormhole, allora direi che, ok, avrete qualche difficoltà con alcune spiegazioni, ma generalmente dovreste essere in grado di capire quello che succede. Però episodio per episodio senza riuscire a comprendere davvero il motivo per cui succedono certe cose. Tipo l'episodio in cui compaiono centinaia di gatti di Schrödinger, e beh, credo che poche persone abbiano capito il motivo. E non so quanti fra i miei fan sanno cosa sia un gatto di Schrödinger. Già, come ho detto, i personaggi sono costruiti perfettamente, le risate ci sono e sono tante in ogni episodio. Potete restare sconvolti, mettervi a piangere, mettervi a ridere o addirittura morire di felicità. La serie è talmente intensa da farvi provare qualsiasi emozione senza nessun problema e gioca con i vostri sentimenti riuscendo a ottenere tutto quello che qualsiasi altra serie fa fatica a ottenere. La colonna sonora funziona, le ambientazioni funzionano, l'animazione è molto molto semplice, ma non ci sono episodi che puntino particolarmente sull'animazione. Alcuni pensano che somigli un po' ai Griffin o ai Simpson, ma è inesatto. Il format somiglia a loro, ma i contenuti sono radicalmente diversi. Parliamo infatti di un mondo che non è che non abbia nessuna morale, o ne abbia una ma molto nascosta. Ti sbatte in faccia la sua morale, ma la sua morale va contro alla tua. Te l'assicuro. La serie cerca infatti di farvi riflettere su quello che voi credete che sia giusto.
In più occasioni, infatti, Morty, essendo ritardato, farà esattamente quello che avrebbe fatto chiunque di noi: cercare di salvare la situazione, cercare di salvare vite umane, cercare di fermare il malvagio piano del nonno Rick. Ma non è così che va la vita. Già. Scoprirete grazie a questa serie che la maggior parte delle cose che voi credete sia giusta in realtà è sbagliata. Tutti i personaggi che incontrerete sono crudeli, malvagi, egoisti. Non vedrete un solo personaggio che sia davvero buono. A meno che non sia una comparsa, che allora non fa nulla di male, ma potenzialmente lo potrebbe fare. La serie infatti non cerca mai di essere troppo una parodia o di prendere per i fondelli la religione o cose di questo tipo come effettivamente fanno i Simpson e i Griffin, cosa che apprezzo moltissimo. Ma non è lo scopo di Rick e Morty. Rick e Morty va molto, molto oltre. Qualsiasi personaggio, anche il personaggio più importante della serie, può morire da un momento all'altro. Non è prevedibile. Voi non potete aspettarvi che cosa succederà nel prossimo episodio. Può succedere qualsiasi cosa. Generalmente nelle serie si cerca comunque di far andare tutto quanto a fin di bene. Insomma, sappiamo benissimo che in Steven Universe, per quanto per qualche personaggio possa finire male, questo finire male sarà sempre e comunque finalizzato a una bella morale o altro del genere. Ma nel mondo reale non funziona così. In Rick e Morty c'è questo. In Rick e Morty chiunque può morire, anche per caso. Il personaggio a cui vi siete tanto affezionati può morire perché scivola su una buccia di banana. È la vita. Non c'è un solo personaggio buono. Di conseguenza, tutti i personaggi, certo, sono cattivi, ma sono umani. Sono dannatamente umani e cercano di farvi riflettere su che cosa sia l'umanità. Non ho ancora trovato un solo difetto in Rick e Morty. È assolutamente perfetta come serie. Io vi direi di guardarvi tutti quanti gli episodi, perché se vi fermate i primi, ovviamente avrete un quadro molto molto ridotto rispetto a quello che è la serie. Però già il primo episodio dovrebbe bastare per farvi capire che, oh mio Dio, è una serie seria. Gli episodi potrebbero sembrare scollegati all'inizio, ma come succede in quasi tutte le serie, basta superare i primi 5-6 episodi e inizierete a capire che in realtà c'è un ordine logico. So che dal mio trailer qualcuno è rimasto sconvolto. E se non l'avete visto, andatevelo a guardare. Sappiate che non avete visto nulla rispetto a quello che vi aspetta. Il sito Rotten Tomatoes, che dà giudizi ai film in modo abbastanza egregio, quest'anno ha dato un 12 su 100. 12 su 100 all'Era Glaciale 5. Se lo meritava assolutamente questo voto, ma può aiutarvi a capire che, oh, Rotten Tomatoes è abbastanza crudele, cerca sempre di dare punteggi più bassi rispetto a quelli che effettivamente un film si meriterebbe. 12 all'Era Glaciale 5 secondo me è fin troppo cattivo. Poi ok, faceva schifo, ma è fin troppo cattivo. Bene, Rotten Tomatoes, quella che ha dato 12 all'Era Glaciale 5, a Rick e Morty, in un giudizio da 1 a 100, ha dato 100. 100! Non ho mai sentito di un film o qualsiasi altra cosa del genere che su Rotten Tomatoes avesse avuto un punteggio così alto. Ovviamente è imbattibile. 100! Non c'è bisogno di dire che sì, Rick e Morty ha vinto un sacco di premi. E per quelli che l'hanno chiesto, com'è possibile che la Cartoon Network abbia fatto un cartone animato che non è assolutamente pensato per bambini e che è assolutamente fuori stile? È che forse non conoscete la Cartoon Network. La Cartoon Network, nata negli anni 90 per cercare di tenere testa agli anime, cartoni animati giapponesi che arrivavano in ondata in tutto l'Occidente e che effettivamente erano pericolose per le case di produzione europee e americane, avevano messo in crisi l'intero mondo dell'animazione. Così Hollywood ebbe la geniale idea di creare una casa di produzione che non fosse tradizionale come la Disney e che andasse un passettino oltre l'Hanna-Barbera, che comunque ai tempi, quando ancora esisteva, faceva parte della Cartoon Network, ma di cartoni animati completamente nuovi, che si adattassero ai gusti dei nuovi ragazzi e che potessero essere completamente diversi dagli anime. Di conseguenza abbiamo Leone il cane fifone, Johnny Bravo, Mucca e Pollo, Ed, Ed, Eddy, Commando 9 Diavoli e un sacco di altri cartoni animati stupendi. Ma la Cartoon Network negli anni 2000 è andata abbastanza male. Come ho detto già nel video in cui vi parlavo di Adventure Time, effettivamente la Cartoon Network se l'è passata molto molto male negli anni 2000. Voi probabilmente non conoscete quasi nessuno dei cartoni animati che sono usciti in quegli anni. Insomma, degli anni 2000 credo che gli unici cartoni animati che tutti conoscono siano Ben 10, Flapjack e Billy e Mandy. Non credo che ne esistano altri. Forse Gli Amici di Casa Foster, che a qualcuno è piaciuto tantissimo, qualcun altro non sa neanche cosa sia. Il resto è il nulla. Cioè, io vi ho nominato quattro cartoni animati, ma sapete che ne ha pubblicati più di 30? Già, perché la Cartoon Network se la passava male, quindi che cosa ha fatto alla fine degli anni 2000? Ha inventato la Adult Swim, la
la Cartoon Network, il famoso canale per bambini, di notte si trasformava e non appena calava il sole, cambiava nome da Cartoon Network ad Adult Swim. Le stesse persone che avevano animato cartoni animati per bambini facevano cartoni animati vietati ai minori. In queste cartoni animate c'erano parodie, c'era violenza, c'era ogni genere di cosa. Ed è negli anni 2010, cioè quelli più recenti, che la Cartoon Network ha deciso di riunire queste due cose, unire tutte le idee più macabre a quelle più buone e quindi creare delle serie che fossero fruibili anche degli adulti. Dopotutto, Mucca e Pollo, per quanto sia una bellissima serie, non è fruibile da un adulto, è specializzata e indirizzata verso i bambini, così come le Super Chicchi, così come Johnny Bravo. Come appena detto, la Cartoon Network ha deciso di mescolare fra di loro queste cose finalmente e quindi tirar fuori i maggiori potenziali da uno e dall'altro. Ma in questo modo ha rischiato di mettere da parte l'Adult Swim, che ovviamente ha sempre avuto successo, ma che non ha mai fatto una serie che fosse davvero, davvero famosa. Sebbene pubblicasse addirittura alcuni episodi dei Griffin, non aveva davvero fatto qualcosa che fosse entrato nel cuore delle persone. Proprio perché l'Adult Swim era questa branca della Cartoon Network che nessuno conosceva o che conoscevano solamente i fanatici di queste cose. Quindi decisero di creare Rick e Morty, una serie che unisse tutte le più grandi potenzialità di tutti i più grandi cartoni animati della Cartoon Network. Di conseguenza cose irriverenti che c'erano già dagli anni 90 unite a questioni molto profonde e sentimentali come in Steven Universe. Una serie molto recente che avesse dentro di sé tutte le potenzialità e tutta la forza della Cartoon Network. Ma in Italia la Adult Swim non esiste. In Italia la Cartoon Network è sempre la Cartoon Network, per bambini di giorno, per bambini di notte. Non ha assolutamente mai pubblicato nessuno dei cartoni animati dell'Adult Swim. Di conseguenza noi in Italia abbiamo avuto un sacco di bei cartoni animati dalla Cartoon Network, ma mai quelli che andavano in onda di notte. Infatti, in Italia, Rick e Morty non è distribuito dalla Cartoon Network. Per questo non è soggetto a censure, già perché in Rick e Morty non ci sono censure. O meglio, è censurato il pene di Rick in un episodio, ma credo che facesse parte dell'ambito comico, non mi risulta che sia stato effettivamente censurato e che ci siano le immagini libere. Insomma, in Italia, dove hanno censurato persino a tutto reality, c'è un cartone animato dove un intero episodio è dedicato alle tette di Heather e sono censurate. Un episodio dove c'è Lindsay che spara tanti di quegli insulti contro Heather che noi non riusciamo neanche a pensare a quali possano essere perché ci hanno messo dei beep sopra. O meglio, un lunghissimo unico beep. Che poi è censurato anche in quasi tutto il mondo, cioè solo in Canada è uscita la versione non censurata inizialmente, poi censurarla anche in Canada. La Cartoon Network italiana in ogni caso non ha voluto doppiare Rick e Morty. Così l'ha fatto qualcuno che sapeva che cosa stava facendo. Netflix è in questo momento la piattaforma più importante in fatto di serie TV. Se non l'avete ancora visto, guardatevi Black Mirror, è una cosa impressionante e bellissima. Però è horror, quindi se non ce la fate, no, evitatela. Ma se siete pronti a restare sconvolti a vita, guardatela, perché no, non fa particolarmente paura, ma vi mette un'angoscia esistenziale che voi non ne avete idea. Rick e Morty è la cosa più bella che mi sia mai capitato di vedere. E ve l'assicuro, io sono uno di quelli che si subisce qualsiasi film francese sottotitolato in ungherese. Io ho visto i film di Alexander Sokurov, di Theo Angelopoulos. Sapete chi sono questi? No, non lo sapete, perché i loro film fanno schifo. No, in realtà Sokurov mi è piaciuto con Faust. Riesco a sorbirmi qualsiasi cosa, di conseguenza dovrei avere un gusto abbastanza sopraffino in fatto di cinema. Dopotutto lo studio, dopotutto io vado alle mostre d'arte, arte contemporanea che la gente non capisce. A me piace. Io mi metto a piangere davanti a Pollock. E c'è gente che non lo capisce. Ok, c'è gente che non sa un cazzo di arte contemporanea e non sa chi sia Marina Abramovic. Magari conosce Banksy. A volte. In ogni caso, credo di essere una persona in grado di dire che se, secondo me, questa è una serie fatta bene. Non lo dico perché ho visto qualche serie e sono felice di dire «Oh, questa rispetta i miei gusti». Sto parlando sul serio, è una serie fatta molto bene. Vi resterà nel cuore, nella testa e in ogni altra parte del corpo. Quindi guardate Rick e Morty, una delle serie migliori al mondo. Un giorno farò anche una recensione un po' più lunga e seria.